lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli hanno inscenato una protesta al Molo Beverello sul porto del capoluogo partenopeo contro i licenziamenti collettivi avviati dalla multinazionale americana degli elettrodomestici. Operai e rappresentanti sindacali intorno alle 10 del mattino di lunedì 26 luglio 2021 hanno bloccato l'area degli imbarchi per le isole intonando cori e mostrando striscioni e impedendo ai turisti di partire anche con l'utilizzo di una piccola imbarcazione sulla quale è stato esposto lo striscione RSU Whirlpool. Ci dispiace per chi deve andare in vacanza, ma questi lavoratori rischiano e stanno rischiando di perdere il posto di lavoro. In questi giorni abbiamo avuto da parte di Draghi, di Letta, rassicurazione di interventi, ma fino a quando non bloccano la procedura e si riprende la produzione di lavatrici a Napoli, noi continueremo con le forme di mobilitazione sempre più aspre e via via intensificheremo la lotta a Napoli e a Roma. Non è possibile che la multinazionale non rispetta un accordo condiviso con le parti sociali, il governo e Confindustria e continua a lasciare sotto scacco il paese e nelle difficoltà questi lavoratori. Noi chiediamo assolutamente che il governo si faccia sentire, convochi la multinazionale, fermi le procedure di licenziamento e apra un tavolo di trattativa concreto. Queste lavoratrici e questi lavoratori hanno dimostrato in questi 2 anni di avere un senso civico altissimo. È chiaro che anche in questo momento chiedono scusa a chi sta avendo questo disagio. Chiediamo scusa a chi in questo momento è in disagio, ma questo ci è rimasto per dimostrare la nostra rabbia. La rabbia per un governo che non fa rispettare né gli accordi e né quantomeno gli accordi presi con Confindustria e l'Unione Industriali, dove chiedevamo che la ripartenza non lasciasse degli strascichi importanti. Ripartire con dei licenziamenti è il modo più sbagliato che possa esserci. Bisogna dare un freno alle multinazionali, non possono prendere soldi dal nostro paese e poi investire all'estero. E in più perdere un posto di lavoro a Napoli non è come perdere un posto di lavoro in un'altra parte d'Italia. Ogni posto di lavoro a Napoli è un presidio di legalità e noi come organizzazioni sindacali insieme a queste lavoratrici e questi lavoratori la difenderemo fino all'ultima goccia di sudore.